Michael qua sembra un disegno, questo boh. Hanno schiarito tutto ancora di più. Non mi ha salvato quello di Michael. Non mi ha salvato il rituale giornaliero di Michael che ho fatto l'altro giorno. Artifact event. Cos'è? Ma dove sono queste voci? Forse sono sui personaggi. Non capisco. Hanno detto abbiamo aggiunto le nuove voci. Rarity e... Boh, ma non c'è niente qua. Non lo so, raga. Forse appariranno quando sarà il momento. Vabbè, direi di... provare a giocare con questo nuovo DBD. Dove è tutto più chiaro, a parer mio. Al tempo di utilizzo normale, perciò cioè di utilizzo di controllo. Boh, vabbè, basta, era per vedere se spawnava qualcosa nella tela. Spawna niente. Allora, ora noi speriamo che vada tutto bene e proviamo a farci una partita da survival. La gente si mette i medikit perché ha visto cosa succede. Ma cioè ha visto con quanta velocità ci si cura adesso da soli. Adesso noi facciamo una survivor senza addon, poi vediamo l'HUD nuovo con il killer. Non mi metto sempre oggetti a dono, anzi quasi mai. Come survival. Io sto proprio bene, di fisico, io. Almeno hanno messo il fatto che se smetti di curarti ricominci da capo, c'è solo un singolo problema. Voglio che mettono il poter chiudere la botola.
ci proviamo. Ah, io non inizio a fare i gem subito. Perché spesso se inizio io a fare i gen il killer mi trova subito. E vabbè, vai col frizzino. No, cerchiamo nella cassa che magari c'è una cassa, appunto. Vai di frizzino. Frizzino è uno di quelli che odio di più contro perché c'ho quel bug che non mi permette di tenerlo se mi dà la follia, perché io alla follia al 3 non posso fare un casino di cose che normalmente gli altri giocatori riescono a fare. Tipo io con follia al 3 non posso salvare dal gancio, che ho scoperto che si dovrebbe poter fare, e non posso cavalcare, usare i pallet, cavalcare pallet e tutte queste cose, cose che la gente normalmente alla follia al 3 riesce a fare, io non ci riesco. Lo stanno tenendo, mi sa. Sento ogni tanto che lancia un freeze, no? Beh, se fanno il gen là non viene qua, no? Eccolo. Sì, che cazzo guardi intorno? Ero abituato ad avere empatia. Ascaro, non muore. Un'altra cassa. Vai. Dov'è la porta? Ma come mai non l'ha portata al basement? Sì, domani. Col borrow, questo stava fermo. Oddio, vuole me. Eh no, vuole me, non so perché. Oh, bel vestitino, dottore. Cos'hai in testa? Ma è nuovo! Non l'ho mai visto, è fighissimo. Poi lo cerco. Che bello, è bellissimo da vedere, poi lo cerco nel negozio. Ma non so perché voleva me. Sapeva che avevo il borro, probabilmente. Volete vedere che adesso non mi verrà a salvare nessuno? Boh, senti, io il mio l'ho fatto. Ho salvato uno dal gancio e ho fatto un generatore. Per me può anche bastare. No, no, mi vengono a salvare, ok. Tirami giù e curami, va. Vedi. Lentezza. E adesso cura più velocemente. Perché? Ah, sto usando il medikit, ok. Dove è finita la mia cassetta? Mi sa che c'è caduta di Franklin. Ma c'ha la barbecue in Cile. C'ha barbecue in Cile. Ma
ma io la libero. A me non me ne frega un cazzo, io la libero l'altra. Mi spiace, ma perché sta mezz'ora per realizzare sto killer? Tanto uso l'altra mano per fare altro. E non quello che pensate. Ma non ci sono tutti lenti. Fatti cura, fatti cura. Wow, va più veloce, va decisamente più. Cazzo, scusa. No, no, levati, levati, levati. C'è barbecue in Cile, meglio spostarsi. Non mi fido. Prima è venuto direttamente verso di me, quindi secondo me ce l'aveva. Potrei rischiarmela di nuovo per lei, però non so se camper o no. La sta colpendo, sì, campera. No, non ha senso, guarda. Io salgo, ma fino a un certo punto. Sta partita morirò, cioè sono sicuro. Però se deve camperà, che ci devo fare io? Comunque sì, c'è barbecue in C, sono sicuro all'80%. Poi magari se non ce l'ha c'è solo culo. Perché ha quittato? Che è successo? Ma che è successo? Lei dice che aveva barbecue. Ma cosa gli hanno fatto? Perché si è incazzato? Boh, così. Cos'è, l'hanno stonato col pallet? Che cazzo è successo? Si è incazzato a caso? Ho perso il pip, mi sa, sì. Ah, che palle. Proviamo. Ma non so che problemi abbia. Cos'è? Aveva paura di perdere perché mancavano due gem? Una kill ce l'era fatta, poteva farsene ancora uno. Io ero one shot sul gancio, cioè. Non capisco perché abbia quittato. A parte che non era un buon killer perché non era molto reattivo. Qualsiasi cosa faceva, tipo, dopo che la faceva doveva aspettare 3 secondi per realizzare cosa aveva appena fatto. Se guardavate, ogni volta che colpiva qualcuno si fermava, rifletteva e poi andava avanti. Poi boh, non lo so, si sarà, l'avranno fatto l'avranno stonato con un pallet e si sarà incazzato. Comunque si aveva la caduta di Franklin. Strano come perk sul dottore. Io non trovo utile caduta di Franklin. Se hanno le cassette, secondo me si potrebbe, vai, se hanno tutti e quattro le cassette si può fare la build tumore del tipo Noed, caduta di Franklin e anche quello che aumenta il tasso di presenza sovrastante, quella lì. Però boh, cioè non lo so. Aveva fatto una kill, poteva anche fare, a me mi avrebbe ucciso secondo me, eh. Non capisco perché. Perché? Boh. Avrà avuto i suoi motivi, le sue ragioni. Che cazzo mi dodi?
Non ho nemmeno visto le offerte di sto killer, tra parentesi. Comunque, vediamo, se vado in options. Ah, vedete? Hanno aggiunto comodamente al lato le offerte che mettono. Ma non ha messo niente lui, ecco perché non le ho viste. Ma andiamo. E c'è già uno fermo. Ah. E qua Dimitro. Ecco, sapevo. Ruin. Non è che sono bravo, Dimitro, è che non mi sta arrivando lo skillshot. Ecco, ho detto. Ma la Sara è stronzo, eh. Ah, aveva già preso uno? Dove l'ha preso? Dall'armadio? Ma visto. Che cazzo di rumore era? Che hanno salvato l'altro. Qua non c'è un pallet. Ah, ecco, ok. No, vabbè, non mi ha fatto tirare il pallet. No, ma io non so giocare il Billy, inutile che mi guardi, come dire. Io credo che la live sia crashata comunque. Mamma mia, che velocità! Che velocità nell'appendere! Signori, che velocità! Ma c'ho due messaggi nuovi su Twitch. Ah, è Chihiro. E poi gli rispondo. Ah sì, curami, curami. Vabbè, gli rispondo dopo. Cioè, vedi, io vado abbastanza veloce comunque. Porca troia. C'è vocazione? Vabbè, ma se secondo me c'ha vocazione, vabbè. No, ma sta partita tanto è andata così. Ma io devo giocare come killer. Ma c'era una partita che stava andando bene, ma ha dovuto quittare il killer. Cioè. Oh, c'ha il borro, grande ragazzo. Ma c'ha il borro. Tanto mi riprende subito sto qua. Ecco, io adesso praticamente non devo più far niente, perché sennò mi ammazza. Vabbè. No, mi curo da solo, mamma mia, curami. The good fellas feels bad, man. Ah. Arriva. Una barbecue in Cili. Oh Gesù. No, fammelo salvare a me che io non ho salvato ancora nessuno. Col borro. Se prendeva me ero morto io. Sono morto sul gancio io. Cioè, l'ha preso comunque. Andiamo a finire il gen che sta qua.
Ah, è l'unico che hanno fatto. Salva nessuno. Sa che non lo salva nessuno, sapete? Sta proprio. Anzi, peggio. Ora se c'è lei si dovrebbe salvarlo, se no, no, non è vero, lei è quello che è stato abbattuto. Io ero troppo lontano, non sarei potuto andare. Vabbè, almeno la botola per uno dei due c'è, io morirò sicuro. Ecco. Adesso viene da me. Campera. Adesso arrivo dalla mia posizione. Cazzo, c'è il borro? C'è il borro. È ovvio che c'è il barbecue. Vabbè, mi sono pure incazzato, guarda dove mi sono messo. Oddio, oddio, il ragdoll delle ossa. Che cazzo hanno fatto? Hanno aggiunto la fisica delle ossa? Ma io non so giocare, che cazzo pretendi da me, Mandriano? Vabbè. No, la partita prima volevo fare. Prima avrei fatto il tip se quello stronzo non avesse quittato. Punto. Chi è questo? Non so, però mi segue, non so perché. Bad man. Andiamo a giocare come killer, va? E lì ci divertiamo. Adesso vediamo il numero di questi qua. Vedi, no, non me l'ha salvato. Non me l'ha salvata la partita che ho fatto prima. E ieri. Che avevo perk diversi, avevo messo di nuovo morsa di ferro. Vedi? No, infatti, non mi hanno usato nemmeno l'offerta. Strano, perché l'offerta di solito la uso. Oh, vabbè. Beh, andiamo. No, hanno cambiato la grafica un po', secondo me. Vabbè. Forse sono solo io che la vedo così. No, comunque. Facciamoci sto rituale giornaliero del salire 4 volte di velocità innata. Vai, troviamo gente brava così, ecco. Premei da 2. Questo non lo vedrò mai, manco se lo fa. Ah, vabbè, son Michael, va bene così. Guarda, tutti assieme qua. Manchi tu, Adam. E vabbè, mettetevi tutti i crowdet, tanto son Michael, vi vedo. Rank 16 siamo. Il rank però mi sa che me l'ha salvato sto stronzo di gioco. Devi mettere la cassetta per forza. Ah, allora mi obblighi a mettere. Ok.
Io non accetto perché sono Michael Myers. Non per altro. Avrei accettato anche con Leatherface. Con Leatherface, col cazzo che fai già John Wayne al 2 viola. Fai solo tu se sei quella non presa. Ruina al 2 viola credo che prenda 3 sopravvissuti. Al 2 verde 2. Al 1 verde credo che ne prenda uno solo. Che ruina va per forza. Cioè devo sbloccare per forza tutti i killer. No, tutti no, quelli che uso. Quasi tutti. Vabbè, vediamo di fare la partitina. Vediamo se va bene. Poi credo che cambio gioco. Volevo solo vedere gli aggiornamenti che hanno fatto. Non so nemmeno se resto in live. Sono stanco. Anche se dovrei restare sveglio. Ok. Miniera del soffocamento. Facciamo cascare tutte le robe che ci sono sulla mia scrivania e andiamo. Troppo bello per essere vero che quello era già un survival. No, ma hanno messo che non spawnano più vicini al killer. Perciò probabilmente sono tutti dall'altra parte della mappa. La mappa è più piccola del solito. Guarda che caga sotto che è. Comunque si hanno aggiunto che siano gli addon. Io ti stalker, sai? Ho beccato subito quella con la cassetta, che bello. Butta il pallet. Vedi che è handicappata. Dai, quitta. Lo sapevo che quittava, lo sapevo. Ho detto dai, quitta. Mo' so sognato, il rumore di qualcuno che riparava, perfetto. Sei proprio, guarda, sei proprio invisibile. In piedi. Ti si vede benissimo, ma sei proprio invisibile. Quel genere non l'avrebbero fatto se io avessi avuto... Mamma mia che velocità, se avessi avuto il ruin. Ma sbagliano di skill check a caso? Vabbè, io devo anche sprecare un po' di malagita innata, tanto perché mi tocca via di salire che devo fare il rituale. Vai, curati che devi stare 6 anni per curarti. Dammi la malagità. Ok, mi piace che hanno messo il coso per vedere gli addon. Credi che non gli do il calcio. Guardali che provano a fare i gen. Ma c'è questo leggerissimo problema. Eccola. Peccato, lo so, ma non mi interessa. Mi ha fatto vedere il tuo amico dov'eri, eh. Se non c'era lei, io non sapevo che tu eri qua.
Mamma mia, che bella sta velocità, oh. Chissà dove è andata Meg. Probabilmente nelle vicinanze per salvare. Lasciate stare cosa ho detto. Minchia, si sono arresi tutti questa partita, sti survival. Si è reso per come l'ho preso. Di nuovo quel totem lo scambio per un survivor. C'ho i problemi oggi, eh. Stalker dove? Ho ricevuto punti da che parte del mondo? Ah, l'ho vista, ok. Non sapevo se esserne sicuro o no. Non mi fa stalkerare attraverso qui. Oddio, questa è saluppare, oh mio Dio! Come farò? Questa sa proprio giocare, raga. Non so come cazzo farò a vincere, veramente. Ah. Scarsi. La gente che ha appena iniziato a giocare questa, veramente. Rank 16 praticamente, sì. Anche perché si ranka easy su DBD. Però hai rivelato la tua posizione. Eccolo. No, non ci arrivo a prenderla mentre c'ho il 3. No, no, non ci arrivo. Provo a salvarla, la prendo. A posto. Mi sa che non sono salito 4 volte, però. Credo 3. Ah no, però 3, ma vegeta è nata al 3. 1, ok. Forse l'ho fatto, forse. Ma hanno cambiato anche la grandezza del coltello. Boh. I movimenti mi sembrano tutti più fluidi. Bellissimo, che ho fatto quittare quello con la cassetta. Si parlava di cassette, del più del meno, e quello quitta. Easy. La visuale è molto veloce. Poi c'è gente che butta i pallet subito, cioè anch'io spesso lo faccio per sbaglio, però... No, vedi? Ho contato bene alla fine. Scusa un attimo, mi arrivano le notifiche di Facebook.
Andiamo a vedere che cosa mi è arrivato. Ma questi erano rank 17. Vabbè. I rank scarsi di primo mattino. No, che... Allora. Ok. Allora, volevo fare una partita col pagliaccio. Oppure proviamo l'accettara. Non c'ho buoni perk, ma tanto questi sono nabbi. Proviamo a usare l'accettara. I video quelli di Michael Myers, quelli belli. Che era sto rumore? Stai calmo. Pam 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 pam. Allora, sti tranquilli che tra poco parto, non rompete mica basili. Che tanto la fine, la vita, la morte. Ok, ci sono. Allora, non so tirarle. E non ho, appunto, non ho perk. Non ho proprio perk. Però c'ho gli addon. Allora, cosa mi metto? Allora, forza brutale, ok, KO, ok, per dargli fastidio, questo boh. L'unica roba che c'ho al 2 fa schifo. Boh, vabbè, proviamo. Perk di merda, l'avviso. Allora. Mettiamoci questo con un'ancetta in più. Ne è viola quello che aumenta di 2 accette. Sì, che palle. Non lo uso allora. Ah, uso le accette che ho già, metto degli addon di merda, tipo allora. Quello lì. Questo qua e poi metto. Finisce il tempo. Il lancio della. Carica tra gli accetti. Carica tra i lanci delle accette e poi devo mettere. Ecco. A posto. Oh no, forse no, forse no, perché sennò mi abituo male. Ma no, mettiamoci una cavolata tipo. No, ma la gente non usa le dard. Emorragia non so che cazzo facevo. Mettiamo emorragia però. Credo c'entri con la cura, rallenta la cura, credo. C'ho solo più butcher. No. Un po' dura, vabbè. Però, sapete che vi dico, mi tolgo cacciatore, cioè mi metto insidioso all'1 perché potrei appendere uno, mettermi lì vicino, un po' nascosta, e tirare l'accetta quando uno lo vuole salvare. Ah, noi ci proviamo, eh. Io questa l'ho usata 2 volte nella mia vita. Se imparo a usarla... Bene. Così ho un altro killer da poter usare. Stessa cosa strega, stessa cosa nurse, stessa cosa spirito. Vabbè, lo spirito lo so un minimo usare. Dai, proviamoci.
No, le cassette no. Cioè, no, proprio no. Ah, io provo a trovare una lobby senza cassette o con una cassetta. Ma se non la trovo mi obbligano a cambiare killer, ve lo dico, eh. Guarda, c'ho un mandriano a livello 14, non c'ho un cazzo di perk, ma posso farvi il culo comunque. Hanno velocizzato il tempo di entrata in lobby, mi sa. Comunque sì, io vedo i colori tutti chiari. Ogni tanto succede su DBD, forse dovrò abbassare la luminosità della TV. Vedo tutto troppo chiaro per i miei gusti. O forse sono io strano, in realtà è uguale. Che cazzo io so. Cioè, lo so che se vedi chiaro è meglio perché vedi più facilmente i sopravvissuti, però troppo chiaro storpia. Forse ce la facciamo a fare una partita. Forse. Nessuno si metta le cassette, vi prego. Accetto una torcia se volete, ma non le cassette. Metti pronto. Ok, vai. Farò cacare, non ucciderò manco un sopravvissuto. Ma noi ci proviamo. Non so nemmeno effettivamente come vanno lanciate, perché l'ho fatto 2 volte in croce. Cioè le bottiglie ancora riesco a capire come vanno lanciate. Già dalla prima volta l'avete visto in live, però. Che altro è che lancia le robe? Solo loro due. I frizzini, vabbè, quelli è un po' dura non saperli lanciare. Vabbè, ci si prova. Oh. Se riesco a imparare a usarla, guarda. Uso su. Ci siamo, dai che mi gerrascia, non riesco ad ammazzare manco uno e mi tibeggeranno tutti all'uscita. Oh, io voglio provare. Scusate, voglio provare. No, che mappa di. No, l'unico problema è che canta. Lo so che è scomparso. Non mi piace quando rimane il simbolino. Eccolo. No, più su. Più oggi su ID non ce l'ha fatta una così di BD. Comunque non le so proprio tirare. Devo imparare a tirarle. Però l'umidità è altissima, perciò è che. Luminosità, che cazzo dico la. La luminosità, ho detto. Volevo dire la sensibilità. L'ho mancata. Ma io non la so usare sta qua. Pensavo fosse chiuso qui. No, veramente non li so proprio usare queste accette.
Si fa il troll, comunque qua. Metto qua. Tanto non la becco manco volendo. Che quanto tempo sta per caricarsi? Sì, no, ma scapperanno tutti e quattro, eh. Non è quanto urletta questa qua. E quindi mi fai scampera. Sta camperando. Aspetta che mi venite a salvare. Non vengono. Ma vogliono salvare, mi sa. O gli ha detto, non credo sia un premio di tutti. No, gli ha detto, mi sa. Non canto anche mentre sono in questo perk, spero. Comunque no, veramente non la so proprio usare. Non so tirare le accette. Cazzi tuo. Veramente non ne so proprio tirare. Devo mettermi nell'ottica che sono nel centro del fotoschermo, come tutte le cose. Perché si accovaccia a caso? Io non so che problemi abbia. Questo ragazzo ha dei problemi. O ogni volta che lo prendo lagga, oppure boh. Devo grabbarlo. Non so perché ho voluto far così. Forse perché c'avevo il rituale giornaliero ed era meglio. Però si è morto. Che l'altro gen. L'altro gen. Ah, sono tutti qua i gen. Ah no, ce n'è uno lì, cazzo. Beh, proverò no, a finire quello. È molto lenta. No. C'è un armadio qua da qualche parte.
Ma potrei vincere solo perché i gen sono tutti vicini. No, non vengono, proprio no. Non vogliamo, sappiamo che... Dov'è il pallet che mi aveva tirato? Ah, l'altra scala. Ha usato quel buco 14 volte, ha usato. Avevo sentito bene. Vabbè, ma sei stupida. Era ovvio, se non vedo le tracce per terra o ti sei nascosto oppure sei un minimo cogliona. Ovviamente. Cogliona. Nascosto intendo accovacciarsi dietro qualcosa, ovviamente. Che la botola è qui. E sui fa lasciami la botola. Oh Gesù Dio. Di cappata. No, ma qua non c'è il gancio. Oh Gesù, ma mi scappa? Sei morta tanto. Un'altra non so dov'è, ma so dov'è la botola, perciò. Oh Gesù. Ma la porto di qua. Lasciati andare, così prendo la botola. Non è qua? Qui vicino. Non credo sia da detto. No, non te l'ha detto, mi sa. Che resiste comunque perché... Perché boh. Non si sa valide, quale valido motivo vuole aspettare. Ma comunque sono riuscito a fare un 4 su 4, nonostante tutto. Però devo imparare a tirarle queste cose. È lenta, però scendiamo subito prima che... Ma non gliela lascia la botta, non vuole. Eccola. No, 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 no. Sì, ti libererai, guarda.
No, non ti liberare per favore. Poi su The Game non puoi nasconderti da sdraiato. Mo si libera, guarda. Secondo me era quasi libero. Un attimo, ve lo dico, era quasi libero secondo me. Ma io avevo già fatto quel palo. Ho rotto tutti e due i palo, palo. Mi la videocamera. No. Mangia. Tutto questo con dei pezzi di merda all'uno. Rank 16, c'è rank 16. Ho fatto doppio pip, vabbè, doppio pip così, vabbè. Tu comprendi che c'è la gente scarsa su BD. Cioè avevo tutti i perk all'uno tranne KO. No ragazzi, ma siete scarsi, fatevelo di. E ho messo insidioso che mi è tornato un minimo utile solo perché non avevo altri perk migliori. Prossimo rituale è il maiale. Maiale, ma io voglio fare una partita col clown. Clownerino, dude. Mettiamo roba un po' più tumore, dai. Mettiamo... No, ma non ha senso perché ci sono i nabbi qua. Qui non ha senso, mi sa. No, non ha senso. Mettiamoci queste cazzettine qua, andiamo, che avevo voglia della buzza. La buzza. Che perco? Cioè non ho proprio. Non ho il noid. No. No, vabbè. Cioè è quasi la build che. No, è la build perfetta, cioè per i nabbi, se non gerrasciano, questa è la build migliore. Morso di ferro non si libera, inarrestabile se manchi, forza brutale si distruggi subito, questo per chiudere le finestre e interrompere i pallet. No ragazzi, non ho il noid. Se vuoi il noid ancora ancora. Anzi, se vuoi ruine il noid, ancora ancora. Ah, si è incazzato. No, io le cassette. Dice 47. Dai, facciamoci ancora fino alle mezzogiorno e cambiamo gioco. Fine, dai, questa la carico, questa live, anche se spezzettata in tre. Anzi, inizio già a caricare i due spezzettini piccoli di sto cazzo, dove non c'è quasi un cazzo. 4 minuti e 40. No. Dead by day line. Vabbè, quello di 1 minuto e 50 non lo metto. Non ha senso. Scusate. It's not my fault. Torce, vai con le torce. Mamma mia quante torce, vai. Accecatemi. Accecatemi tutti quanti.
Se tu ti metti sloppy butcher e claustrofobia assieme, rallenti a bestia la cura. Io voglio fare una build. Prima o poi su un killer, non so ancora quale killer, voglio farmi una build basata sul rallentare la cura. Sarebbe l'ideale farla su Freddy, no? Perché così rallentano ancora di più. Però il problema è che più lenta la cura, più possibilità che ci siano skill check. Quindi non so se farla su Freddy, sul clown, perché mi sta simpatico sul clown, o sul Mandriano, perché comunque puoi metterti quasi qualsiasi perk sul Mandriano e vai bene. Perciò. C'è un insetto qua? Non lo so immaginato, non lo so, perfetto. Dead by daylight. Slow health build. Vediamo quali perk consigliano. Slow heals. Ah giusto, anche tanatofobia. Però vocazione, no, metti macellaio approssimativo. Il 1 giugno 2018, macellaio approssimativo rallentava. Boh. Vabbè. Oddio la palude. Ma che cazzo dico la palude? La mappa della cacciatrice, la casetta. È proprio la palude questa, guarda. Siamo rincoglioniti, no? Allora, ieri ho mangiato un kebab. Ora c'ho la trippa tutta trippata. Devo andare in bagno. Dov'è il bagno? Che è sto sasso di me? Boh, non sta giocando evidentemente. Non mi ha le animazioni. Mi piace proprio vedere qua addonno. È una cosa positiva per ricordartelo. Certo, per ricordarti se è il memento devi fare così, però fa niente. Comunque credo che non mi avesse notato. Non lo so. Ragazza mia, non mi arriva la notifica, sai? È andata? Lascia i graffi, brava puttana. Oh, basement, perfetto. Ma quelli con le torce vengono a salvare o le torce le usano per vedere meglio durante la partita? Non ho capito. Sapevo. Escono da destra. Eccolo. Cagate in mano proprio. E c'era il pallet lì. Vai, accecami, accecami. No, niente? Vabbè.
Sarà per un'altra volta. Mamma mia, quanto gen rushano le persone senza il ruin. Vai, palette stun. No, niente. C'è un morsa di ferro, è inutile che provi. Scusatemi, controllare. No, era solo come survival, evidentemente. Vedi, fatto bene a tornare indietro. L'hanno ucciso. Insta kill. Ma è uscita allora. Quasi mi dispiace, guarda, non l'ho vista uscire però. Questa è la prima Feng Min che avevo uncinato prima. Ma aspetta, quella era un'altra Meg. C'è Meg ancora qui dentro. Ah, l'avevo notato, erano vestiti diversamente. Mi sembrava. Anche perché mi sembrava strano un insta kill a rank 15. Cioè è rimasta dentro tutto il tempo sperando che... Vabbè. GG. Oh GG. Comunque non so se il raggio di terrore del dottore valga come il raggio del coso, no? Del frizzino... rotondo. Perché se vale... Allora innesca sprint. Se vale uso il dottore per fare la heal, la quella della heal, la slow heal. E qua è chiuso, non lo sapevi? Eppure là è chiuso, dai, l'hanno pacciata la finestra, è come se fosse un bug la finestra, l'hai saputo. Allora, vediamo un po' dove ti porto. Ti porto in bagno! Nel bagno, con me ti porto nel bagno. Io voglio vedere una cosa. Vediamo se... Strano, ci speravo. Lasciatemi ci sperare. Sono nabbi, che cazzo pretende? Che cazzo ne so, si accovacciano dietro gli alberi dopo che li hai visti, perciò... Piace nel armadio il minimo. Questa la sappiamo. Vabbè, sapete, non mi interessa fare 4 su 4, per me può anche andare bene così. Oddio. Meno male che sono salito qui sopra per vedere se arrivavo. Che culo in mano che ho avuto io. Play no, mi dispiace però. Raggio sbilanciato non ce l'ha. Si credono invisibili i sopravvissuti. Quando la stappi. E quando la stappi, stappi, stappi. Stappi, stappi, stappi. Sdunza, sdunza, sdunza. La rinda ruota. Easy. Vai la partita col clown, dai. 11.58, dai. Guarda, 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 11.58, qui non è mezzogiorno. Ce ne possiamo fare ancora una. Ecco, siamo tornati ai nostri, ai rank quelli di, con la gente un minimo forse brava. Se fanno i lavori io chiudo la finestra, stronzi. Tanto voglio controllare una cosa comunque.
Poi credo che andiamo su dei wifi, sappiate, no? A sclerare su dei wifi. Devo controllare una roba. Vabbè, volevo vedere chi sta facendo live, nel senso cosa c'è molto in live. Raga, è pieno di Fortnite. La gente guarda e gioca solo a Fortnite. Ah, preferisco FIFA, veramente. Ma, non lo so. Ah, è pieno! Ma io credo che la maggior parte siano bambini a caso, sinceramente. Cioè, ci sono tipo 30 live di Fortnite. Ma è esplorato così anche in America? O no? Io non, questa cosa non la capisco. Allora, facciamo vedere un altro tipo di buzza adesso. La bubba. E la facciamo vedere ai sopravvissuti di rank 15 con i bei perk, cioè ruina al 2 però. Senti, 113.000 punti. Proviamo a vedere se mi arriva la ruina al 3. Resistente, Mastro Ferrara, vabbè, mi prendo l'allenamento però. A posto. Allora, sì, teniamoci sta build. Potrei mettere anche il Noed. Anzi, lo metto al posto di Hanging Go. Sì, dai. Però ancora non è male per vedere i sopravvissuti, sapete? Non solo per quella trova, non è male per vedere i cazzi di sopravvissuti, però locazione veramente 28 metri è troppo poco, secondo me. Dovrebbero aumentare tipo a 32 metri. Poi boh. Facciamoci una partita con Leatherface per concludere questa live. E poi si cambia gioco. Vedo dopo dove andare. Fatemi rimettere a posto la roba che avevo fatto cascare prima. Perché io sono bravo! Tengo tutto bene la scrivania. Andiamo, troviamo i sopravvissuti oppure no? Grazie al cazzo che metti pronto, tu vuoi giocare, pure tu vuoi giocare, mi sa. Dai, dai su, sbattiamoci. Ah, i perk per rallentare la cura sono, tanto fobia rallenta anche la cura, no? Mi ricordo. Secondo me, allora, il migliore per rallentare proprio la cura, fregandosene magari anche dei gen, è Sloppy Butcher, tanatofobia si rallenta la cura. Claurofobia è inquietante per aumentare il raggio di terrore per via di claurofobia. E forse la miglior è la build da mettere, una build da mettere sul dottore. Forse questi sanno il fatto loro, ma siamo rank 15, ovvio che sapranno un minimo giocare. Adesso l'ho detto, vedi che faccio 4 su. Good evening, ladies and gentlemen.
Raga, buongiorno. Vabbè, io mentre aspetto voglio provare a fare una cosa. Ci sono i video della fotocamera. Da che era? Ma era il suo sfo... Ah, ecco. Io prima o poi il chroma key dovrei provarlo a fare. Dopo provo il ritaglio automatico, che voglio vedere un minimo cosa fa. E che cazzo, provo più a destra. Ok. Meglio. Non so perché era più su del solito, forse. Boh. Quanto manca? Ah, ok, è arrivato il momento, che sono troppo basso e non riesco a vedere il caricamento. Dai, cambiami la tua emozione, mente letale, anche quando rimani stordito. Con le convulsioni di eccitazione puoi uccidere. Guarda dove è il totem, vado a prenderlo. Ah no, merda, è vero, ci sono tre totem, come faccio a sapere qua? Ma poi tutti e tre nel grano? Ah, questo è un minimo nascosto, ma anche no. Quello nel grano non lo è proprio. Non so dove sia andato, non me ne frega un cazzo. Ma sono tutti abbastanza visibili sti totem. Ecco appunto. E vai, mi hanno rotto subito il ruin. Ma ovviamente il primo perk va giù. Cioè c'era la possibilità che fosse un altro perk, no? Ma secondo voi che perk mi poteva buttare giù? Questo comunque sa giocare. No, non è vero, sprecai pallet. Grandi tappato. Per favore quitta che facciamo prima, veramente. Però che palle il ruin subito, che culo. Cioè, hanno tre totem e mi rompono il ruin. Ok, sbagliano pure col ruin rotto, attenzione. Me l'ha rotto lui il ruin, mi sa. Qua insidioso, andrebbe bene. Guardagli, ma che mia che palle, voglio. Ma Eder si va usato con insidioso, il miglior modo per usare l'Eder. Guarda, guarda, gen rush totale, perché questo qua mi ha rotto il ruin, ma io lo campero, me ne fa un cazzo. Io secondo te io ti lascio andare così facilmente? Ma hai rotto il ruin, quindi non ti lascio andare. Qua nel campo ci sarà una Claudette accovacciata da qualche parte. Io non lo lascio andare, guarda, mi faccio fare tutti i totem, vabbè, tutti i gen piuttosto. Quel gen si sta andando, mi sa, sì. No, me ne frega un cazzo, lui deve morire. Fatelo col gen in culonia, così poi avete i gen tutti da sta parte della mappa. Dai, venite a salvarlo, su. Aspetto.
Ma come? Non venite a salvarlo? Efficiente. L'avevo visto che stava là dietro, avevo visto il movimento. Spero quitta, mi fai prima. Ah no, non morsa di ferro, è vero. Ho fatto bene a mettermi il Noe dal posto di Angingo. Mi ha rotto subito il ruin. Avevo visto che era avviato. Dove sarà lo stronzo che era qui? Bravi. Ora se mi fanno... Scusa, uno, due, tre. Ma ci sono solo tre gen ancora. E secondo te chi andrà a inseguire? Tanto so che Borrow Time non ce l'hai. Perciò tu vai giù e muori. Scusa, uno, due. Mancano solo tre gen. Ma è spawnato un gen in meno in sta mappa. Brava. Così la siete shortabili. Non è andato di qua. Il totem esca. Quello io lo dovrei lasciar fare. Se vogliamo essere sinceri. No, ma l'ha fatto solo per attirarmi via. Uno, due, tre, qua. Ah, eccolo dov'era. Non lo vedevo questo. Mo si cagano in mano, mo stanno nascosti. Eccola. E niente, è finito il tempo, peccato. Ma perché corre come se fosse una handicappata lentissima? Fa un po' di danno. Mancata tantissimo. Oddio, sei incastrata, mamma mia che fail. Sarebbe incastrata di nuovo. Ma non me ne frega niente se il quarto vuole la botola, se la prenda. C'ho voglia di aspettare, guarda. C'ho pure le size, perciò. Trovo morsa di ferro, la portavo nel basement. Invece mi sa che sto cazzo avvocato. L'altro sarà già la botola. Però mi sa che sono in team questi due. Forse. Mettiamola così, sono un minimo bravi. Quindi potrebbero essere assieme. Vedo un cazzo. No, è alla botola, mi sa, Igen non li sta facendo. E adesso si uccide per l'amica. Pigami, perché dovrebbe rischiare la sua vita per venire a salvarti? Dammi una buona ragione. Non ce ne sono, esatto. Ah, è qua la botola. Che culo. Era di pazienza.
per un secondo l'ho flashata che la stava salvando, invece erano le sue gambe. Dai, dammi del face camper, poi nei messaggi. Ah, non puoi, vabbè. Gara di pazienza. E adesso sto qua e non chiudo la live, non esco dalla partita manco se mi paga. Vai. Mo io sto qua, è fine, basta. Dov'è sta puttana? Ma sa dov'è la botola? Ah, che poi non posso vincere manco volendo. C'ha il decisive, la devo lasciare andare. Non posso ucciderla. Perché non posso più prenderla, perché se la prendo scappa. Perciò non posso. Se non era quella col decisive l'avrei potuto fare, ma è quella col decisive, perciò ho perso in automatico. A posto. Non potevo vincere manco volendo. Aspetta un attimo. Allora, pure adrenalina. Boh. Basta di BD, dai. Sono rotto i capasisi. Mo si cambia gioco, raga. Fra poco, raga, non so su cosa. Bye bye.